Buongiorno, buongiorno a tutti cari amici e care amiche, bentornati sul canale della Eli. Spero stiate tutti bene, si stanno avvicinando le festività natalizie, quindi saremo tutti in fermento per preparare, organizzare. Io dal canto mio sto cercando di finire tutto quello che mi è rimasto indietro, ma anche di trovare dei momenti di silenzio per poter comprendere veramente questo momento dell'attesa e poi del Santo Natale. Come prima cosa vi vorrei chiedere scusa perché non ho risposto ai commenti dell'ultimo video. Ero convinta che dopo la burrasca sulla salute della mamma tutto sarebbe andato per il meglio, ma vi spiegherò poi in fondo a questo video il perché un po' della mia assenza. Nulla legato alla salute, noi stiamo tutti bene, mia mamma anche, però c'è stata una situazione che mi ha portato così a fare delle riflessioni veramente importanti. Ma veniamo al video di oggi, non vi voglio tediare, non voglio rattristarvi. Stiamo attendendo il Natale con tanta gioia, con tanta felicità e quindi ho pensato di fare la mia prima puntata del video che vi avevo già raccontato nelle puntate precedenti, un pomeriggio autunnale che poi si trasformerà in un pomeriggio invernale, eccetera, eccetera. Non siamo ancora entrati nell'inverno, giusto? L'inverno inizia il 21 o il 22 di dicembre, dipende un po' da come lo si vede. Spero di non essermi sbagliata, poi andrò a controllare ed eventualmente taglierò questo pezzo. E quindi oggi vi voglio parlare di una candela, di tisane, di due libri creativi e di un profumo che in questo momento mi sta piacendo tantissimo. Parto con il profumo. Il profumo che ho deciso di condividere con voi oggi è questo dolcetto dell'antica farmacia del cinghiale. Allora, profumo di nicchia? Non lo so. Francamente, ultimamente non sto più dando importanza, non che io ne abbia mai data, però profumo di nicchia, profumo low cost, profumo del Tigotà, se sono buoni, mi piacciono tutti. Allora, questo è il flaconcino. E questa è la bellissima, mi piace tantissimo questa confezione, dove i profumi di questa farmacia vengono confezionati, sono stupendi, davvero. Direte voi, ma Eli, tutte le volte che ci hai parlato di profumi, ci hai sempre detto che i profumi dolci non ti piacciono, i profumi gourmand non ti piacciono, e avete ragione. Avete ragione, ma ultimamente i gusti cambiano, e viva Dio, e per fortuna. Dopo il periodo che ho avuto così di preoccupazione della salute della mia mamma, ho avuto la necessità e il bisogno di attorniarmi, di confortarmi con dei profumi molto dolci, molto coccolosi, molto avvolgenti, molto gourmand. E questo adesso io non ricordo più da chi io l'abbia scoperto. Non so se da Rita Parfum, ciao Rita, se mi stai ascoltando, se comunque l'ho scoperto o comunque ho scoperto questa tipologia di profumo da Daria di Lilla Cupcake, che saluto. Fatto sta che quest'estate ho voluto provare questo profumo, ma l'ho utilizzato soltanto da ottobre in avanti. E mi sta piacendo tantissimo, è un profumo gourmand. Allora, vi dico quello che è riportato su Fragrantica, anche se poi chiaramente quello che penso, ovviamente, come al solito, è molto diverso. Allora, qui lo definisce una fragranza del gruppo Unisex, le note di testa sono note verdi, agrumi, limone, le note del cuore sono mughetto, lilà e muschio bianco e le note di base sono fava tonka, ambra grigia e vaniglia. È buonissimo, io quando me lo spruzzo mi sento
in una cucina invasa da baccelli di vaniglia, magari fuori nevica o comunque piove, perché secondo me è il tempo ideale per fare i biscotti, soprattutto per fare i biscotti di Natale, ma poi vi farò vedere. E sul fatto che sia definito un profumo unisex, io non sono molto in accordo, ma questo è soltanto il mio pensiero personale, perché per me è davvero molto molto intenso, molto dolcioso, molto zuccheroso, molto vanigliato. È anche vero che facendo poi la prova su Mattia, che è la mia cavia, i profumi che comunque io definisco, questo è Cody, potrebbe essere che suona anche il corriere perché sto aspettando dei pacchi, e potrebbe anche succedere che suoni il telefono perché ovviamente la mia è una casa disturbata. Di fatto è una casa disturbata. Oh Cody, basta. Vi stavo dicendo che comunque su Mattia e su tutti gli uomini generalmente proprio il pH della pelle è diverso e le tipologie anche di profumi dolci magari assumono una nota comunque leggermente diversa. Per me, su come lo sento su di me, è davvero molto avvolgente, molto dolce, molto zucchero filato, e quindi lo farei, cioè farei fatica a immaginarmelo, ecco, su un uomo. Se invece qualche ragazzo che mi segue, qualche uomo che mi segue lo ha provato e vuole farmi sapere com'è sulla sua pelle, io ne sarei ben felice e ben contenta. Allora, cosa sento di questo profumo? Sento tantissimo al primo spruzzo quelle che sono comunque le note di fondo, quindi fava tonka, vaniglia, mi sembra quasi di sentire un profumo di zucchero filato o di zucchero a velo quando voi vanigliato, quando voi lo mettete sulle torte e sui biscotti. Adesso non posso portarti fuori. E sento veramente molto 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 poco le note agrumate, quindi il limone, gli agrumi, le note verdi. Io non lo sento così particolarmente fresco al primo spruzzo. Quello che avverto è davvero un profumo dolce che è ben bilanciato da queste note fiorite, quindi il lilà e il mughetto. Questi li sento e infatti diciamo che smorzano un attimino la dolcezza perché hanno questo profumo fiorito che aiuta a questo profumo, secondo me, a diventare un profumo molto rotondo, molto coccoloso, confortevole. È un profumo per me veramente buonissimo. E come vi dicevo, in questo periodo, in questi ultimi 2 mesi, mi sono circondata, proprio ho tirato fuori dai miei scatoloni tutti i profumi più dolci che io posseggo e che non avrei mai pensato di utilizzare così tanto. Perché? Perché ho bisogno di certezze che solo i profumi gourmand e comunque quello che è il legame alle spezie, alla cucina, a quel momento di intimità che tu hai quando stai facendo dei biscotti o dei dolci, perché li stai preparando per i tuoi amici da condividere, per qualcuno da festeggiare. E c'è tutta questa atmosfera molto sentimentale nella cucina che a me piace molto. E in questo momento ho bisogno di punti fermi, di certezze, anche se nella vita di certezze non ce ne sono mai. Ho bisogno di coccole, ho bisogno di sentirmi in una atmosfera accogliente, che mi abbracci, che mi avvolga, che mi regali quella sensazione bella e dolce proprio di un momento trascorso facendo qualcosa di bello, come possono essere i biscotti, come possono essere le torte, soprattutto adesso che ci avviciniamo, manca ormai una settimana al Natale, quindi di corsa sto provando a fare i biscotti natalizi,
che vorrei regalare, se riesco a farle, se mi vengono bene, perché io non sono una donna dolce, non sono una donna da dolci, io sono una donna da trattoria. Mi definisco una cuoca da trattoria, quindi primi piatti molto familiari, pasta al forno, lasagne, crespelle, piatti di condivisioni molto ruspanti, arrosti, stufati, bolliti, ecco, diciamo che sono queste le cose che io preferisco preparare. Quando mi devo mettere in gioco con i dolci, ovviamente sui dolci torte vado sempre sulle torte da credenza, perché sono quelle che generalmente mi vengono. Biscotti non sono molto brava, cioè, o meglio, mi vengono, ma diciamo che non è una sfera della cucina che mi lascia completamente libera di sperimentare. Ecco, sono, cioè, abbastanza legata, ho paura che non mi vengano e quindi non mi sento molto ferrata in queste cose, ma quest'anno vorrei provare a fare i biscotti di Natale. E quindi nulla, se volete un profumo avvolgente, dolce, zuccheroso, che vi lasci immaginare una bellissima giornata di neve, so che in tante parti d'Italia quest'anno è arrivata presto, una giornata con un sole splendente, un'aria molto fredda, sentite sul viso quel pizzicorino del freddo che vi fa bruciare un attimo la pelle e poi sapete che entrando in casa avrete sul vostro tavolo zucchero a velo, burro, uova, vaniglia, cacao, spezie, quei profumi che veramente riscaldano il cuore e che vi avvolgono e che vi regalano momenti indimenticabili. Ecco, questo profumo per me in questo momento è proprio così. Vi rifaccio vedere la confezione perché è veramente stupenda e quindi questo è il profumo del pomeriggio autunnale. Ma legato ai profumi abbiamo anche le tisane. E io in questo momento ho qui la mia bella tazzona di Natale con il babbone, con la stella di Natale e qui ci sono le mie tisane in infusione. Io sto gustando, vediamo se ho preso la tisana giusta perché. E chi ci vede qua? Va bene, sì, è questa. Infusi gustosi della Buonomelli, 100% naturali con frutta secca, mandorla con note di caramello. Direi che anche questo è molto comfort zone, molto confortevole e molto piacevole. È una tisana che io pensavo fosse molto dolce, ma fortunatamente non lo è. E colgo anche l'occasione per dirvi che il Mauri mi ha fatto comprare queste tisane con un'app che lui ha scoperto che adesso è in fissa. Si chiama, probabilmente voi la conoscerete, si chiama Too Good To Go. Io ora la traduzione letterale la potrei anche fare perché io sono veramente, cioè in inglese lo sapete che è la mia passione, il buono lo prendi tu, lo vai a prendere tu. Non lo so se è proprio così. Niente, ha scoperto questa app dove si può acquistare in diversi negozi della zona, del nostro quartiere, del nostro territorio, comunque della zona di Lecco e limitrofi, ma è così in tutte le città, quindi se abitate a Genova avrete Genova città e limitrofi, se abitate a Bologna altrettanto, se abitate ad Agrigento la stessa cosa. Si può acquistare una Magic Box che è una raccolta di prodotti a sorpresa, che viene scelta ovviamente dal negoziante, quindi se trovate un negoziante che sia affiliato a questa app che vende prodotti da forno, troverete quello che nella giornata hanno prodotto, ma sono sicuri che non riusciranno a vendere, quindi piuttosto che buttarla, la vendono a prezzi scontatissimi. Oppure c'era la Bonomelli che ha fatto questa box di 15 confezioni di infusi gustosi alla mandorla con note di caramello e questa che è nocciola con note di vaniglia. Noi abbiamo ricevuto 15 confezioni di queste tisane.
che sono prossime alla scadenza, ma non vuol dire che scadono domani, scadono a febbraio 2024. E poi, vabbè, comunque le tisane in questo caso, anche se sono scadute, a meno che non abbiate dei sacchettini bucati dove ci possono entrare degli insetti, degli animaletti, sono buone anche oltre la scadenza. Quindi noi abbiamo pensato comunque di comprarle perché al lavoro ne consumiamo tante, a casa ne consumiamo tante, erano dei gusti che non avevamo mai provato e abbiamo pagato 15 confezioni di tisane Bonomelle 17 euro. La consegna è gratuita a casa, in questo caso il corriere ce l'ha consegnato, ma se voi partecipate, diciamo, a questo programma di acquisti di box di alimenti o altro nella vostra città, voi andate a ritirarla nel negozio. Generalmente l'orario del ritiro è l'orario della chiusura, in modo che loro riescano nella giornata a prepararvi la box con i prodotti. E stiamo così provando un po' di magic box, dove a volte ci sono delle brioche, dove a volte c'è il pane fresco non venduto della giornata, dove ci sono dei biscotti, dove ci sono delle tisane, dove c'è il caffè, ci sono varie tipologie. Poi vi metterò chiaramente nell'info box il link per andare a scaricare l'applicazione che è gratuita e mettendo la vostra città di riferimento vedrete quali negozi quali commercianti hanno aderito a questa proposta, che mi sembra una proposta intelligente perché ci dà la possibilità comunque di non far buttare quello che avanza e comunque anche di risparmiare, perché noi abbiamo preso per esempio delle brioche, erano freschissime ed erano buonissime, erano state prodotte, fatte, cotte alla mattina, siamo andate a ritirarle alla sera alle 7, le abbiamo messe nel freezer e abbiamo praticamente speso meno della metà per una brioche. Quindi in questi momenti così che economicamente tutti, chi più e chi meno, stiamo facendo fatica per vari problemi economici, perché tutto aumenta, potrebbe essere anche così un'idea provarlo e soprattutto il permettere che questi prodotti non vengano buttati o sprecati. La mia tisana è veramente buonissima, come vi dicevo, non è dolce, anche perché ha tanta frutta secca, quindi la frutta secca rilascia in maniera molto graduale il suo aroma e il suo profumo, e devo dire che sono veramente molto molto piacevoli. Poi, chiacchierando così tanto, si ha anche voglia di così bere una tisana calda che ci riscaldi ed è molto coccolosa. Oggi siamo tutti coccolosi, ho bisogno di cose dolci, ho bisogno di una certa sicurezza sentimentale di perché poi ve lo dirò. Poi passiamo alla candela. La candela che sto utilizzando in questi giorni è questa meraviglia di Yankee Candle Christmas Cookie. Questa è una candela che è da molti anni prodotta da Yankee Candle. L'anno scorso hanno cambiato ovviamente il vaso, hanno dato un'impostazione diversa all'etichetta, a livello grafico, sempre molto molto belle. È una candela a due stoppini e mi è stata regalata dal mio cugino Ricky perché per lui era troppo dolce. Per lui era troppo dolce, in questo momento invece per me è dolce il giusto. È una candela, come dice il nome, Christmas Cookie, quindi biscotti di Natale. Siamo sempre in tema di biscotti, di dolci natalizi, di atmosfera natalizia. Buonissima, io l'accendo quando torno dall'ufficio e la spengo alla sera quando vado a letto, quindi praticamente va 7 ore, 8 ore. L'ho accesa 2 giorni fa, come vedete, le candele da me durano veramente poco perché, insomma, le lascio accese tutto il giorno. È una candela che sa, come vi dicevo, di biscotti. Una candela, sono andata a cercare sul sito di Yankee Candle, dice note di testa, bacello di vaniglia cremoso,
Note di cuore, noce moscata, cannella, zucchero, note di fondo, vaniglia, burro, note di cucina. Mi piace tantissimo note di cucina perché potrebbe anche profumare di peperonata o di cotechino con le lenticchie. Però vabbè, io ci sento tantissimo il burro, la vaniglia. E la cannella è un profumo di biscotti veramente natalizi, quei bei biscotti burrosi, fragranti, dove magari hai anche abbondato con le spezie, soprattutto con la vaniglia, ricoperti di zucchero a velo vanigliato, buonissimi. È un profumo delizioso. Mi raccomando, ecco, cercate di bilanciare bene anche i profumi con quello che cucinate, perché la peperonata con il profumo di biscotti natalizi stona un attimino, però in questo momento non sto cucinando nulla e quindi. Ma veniamo ai due libri che vi vorrei far conoscere, ve li devo far conoscere adesso, soprattutto uno perché sennò poi passa il tempo. Me lo sono regalato. Me lo sono regalato a vento. Ricette tedesche da sfornare aspettando Natale di Anja Dank o Dunk, non lo so, vi lascio poi comunque tutto l'info box ed è edito da Guido Tommasi Editore che per me è il numero uno. Un libro che ho già iniziato a leggere, ma chiaramente non è che ho finito perché questi libri di cucina non sono soltanto libri di ricette. Sono libri che raccontano storie di vita, che raccontano emozioni, che raccontano situazioni. Qui l'autrice per ogni ricetta ricorda un momento, un momento. Qui l'autrice. Qui l'autrice per ogni ricetta abbina un suo ricordo, un momento che ha vissuto con la sua famiglia quando era piccola oppure con la sua famiglia che si è creata con i suoi figli. Lei è anche molto fortunata perché chiaramente essendo tedesca ha una tradizione culinaria per quello che riguardano i dolci di Natale. E io sono arrivata alla settima, ottava ricetta dove ho proprio letto tutto, cioè leggendomelo come un romanzo. Secondo me questi libri sono come dei romanzi. E che dire, mi sono scelta per il momento due o tre ricette. E questi biscotti, quando avrò finito questo video, andrò a provare a farli. Quelli che ho scelto come prima ricetta da provare. Hanno una pronuncia impossibile, Lebkuchen di Elisen. Io vi faccio vedere così, tanto la ricetta voi non riuscite a copiarla, quindi 2 minuti vi faccio leggere il nome. Qui dice che la fotografia è a tergo, ma non c'è nessuna fotografia perché c'è solo la fotografia. Potrebbero essere, vediamo. Ah, dovrebbero essere questi, sì. Dovrebbero essere questi biscotti qua. Questi qui. Ok. Le spezie, che ve lo dico a fa, ce le ho tutte. Le ho comprate su un sito di spezie 2 anni fa, mi pare. Le spezie per lo strudel, le spezie per il latte di Natale, le spezie per fare i biscotti, le spezie per il pane, le spezie, quindi ovviamente nella cucina di Eli non manca nulla, manca solo il tempo per poter fare queste cose. È un libro stupendo, vabbè, già comunque da come è graficamente studiato. Vi faccio vedere qualche altra fotografia. C'è anche la traduzione italiana. Biscotti, 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 doppio strato farciti con confettura, che sono quelli classici che vediamo in tanti blog, che vediamo su Instagram, che vediamo sui social. Poi abbiamo questa bellissima casetta di pan di zenzero. Guardate qui che meraviglia. Questo è un libro succulento, eh. Se avete un'amica o un amico che ama la cucina e ama soprattutto i dolci di Natale,
Penso che sia un libro meraviglioso. Questi sono i biscottini all'anice dove ci sono degli stampi speciali che ovviamente secondo me possiamo trovare nei paesi nordici. Qui da noi la vedo un po' dura. E è un libro che è diviso per capitoli. Ci sono biscotti speziati. Adesso vi faccio vedere un attimo. Aspettate. Poi ci dà tutte le indicazioni sulle spezie, su come sostituire se eventualmente non riusciamo a trovare queste spezie particolari. Dov'è che è l'indice? Oh, mamma mia. Abbiamo indice delle ricette vegane, quindi ci sono dei biscotti che possono diventarlo con le sostituzioni che l'autrice propone. Indice delle ricette senza glutine, cioè quelle ricette che con le giuste sostituzioni possono diventare gluten free, e poi vabbè ci sono tutte le ricette classiche o non classiche. Guardate questi funghetti di meringa, che meraviglia. Ma come vi ripeto, a parte le ricette meravigliose contenute qui, quello che mi piace è proprio accompagnare questo momento dell'attesa del Natale con dei ricordi, delle condivisioni che l'autrice fa attraverso le ricette. E quindi per me è veramente un romanzo bellissimo. E poi veniamo all'ultimo libro che ho acquistato un po' di tempo fa. Bellissimo. Un libro di Ricamo Sumaglia. Allora, mi ha sempre affascinato ricamare sui maglioni, sia appunto maglia che a ricamo classico. Questo è un libro meraviglioso, io l'ho comprato in preordine da Uldon. E è scritto in inglese. Fa niente, io con Google Translate, faccio le traduzioni. Ci sono dei ricami davvero meravigliosi. La riscoperta un po' di quest'arte, che la sottoscritta, adesso mo ve lo fa vedere. Guardate che meraviglia, questi ricami. E poi possiamo pensare su una tasca, su un collo, su un maglione, su dei guanti. Cioè, poi la fantasia, secondo me, è... Mamma mia, guardate questo, che bello. Adesso ve lo faccio vedere. Ci spiega anche poi le combinazioni di colore, come usare la carta da ricamo, che è la stessa che si usa quando si ricama con la macchina da cucire. Ci dà molti 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 spunti, c'è anche una piccola scuola di ricamo, vedete qua ci sono dei piccoli aiuti per capire un po' com'è. Come vi dicevo, guardate che meraviglia questi guanti ricamati. E la Eli era già creativa a 16 anni, 15-16 anni, forse ve l'ho anche già fatto vedere questo fantastico capolavoro che la mia mamma ha eseguito a maglia e io poi ho ricamato prendendo lo schema da Susanna Maglia, che era una rivista che usciva secoli fa, che forse adesso ho visto che c'è ancora qualche Susanna. E niente, io questo è l'unico capolavoro della mia mamma che mi sono tenuta. Infeltrito al massimo, perché l'ho usato tantissimo. L'ho usato tantissimo. Ricordo che lo mettevo con una minigonna perché, ebbene, anch'io ai tempi potevo permettermi una minigonna di lana grigia a pieghe. E se potevo permettermi a pieghe una minigonna, vuol dire che ero veramente magra e lo portavo. Davvero con molta gioia perché era il mio primo lavoro ricamato su maglia. Qui ovviamente ho utilizzato del cotone perché mi piaceva comunque l'idea che fosse
fossero dei colori vividi, belli, lucidi. Vediamo un po' com'è il retro, che cosa ha fatto. Madonna mia. Vabbè, il dietro fa veramente schifo, però non importa. È stato uno dei maglioni che ho più apprezzato, che ha fatto la mia mamma. Mia mamma è bravissima a lavorare la maglia, ha sempre lavorato benissimo. E penso di aver imparato molto poco da lei sul fatto del lavoro a maglia, perché, come vi ho sempre detto, mia mamma non è molto brava ad insegnare, perché lei prende in mano i ferri e ti corregge lei il lavoro, ma ha sempre lavorato con molta passione e io penso di aver colto in questa passione che lei ha sempre messo nel lavorare soprattutto per bambini piccoli, calzine, coprifascia. I miei figli hanno portato per tantissimi anni, cioè per i primi 5-6 mesi hanno sempre portato dei coprifascia o maglioncini che la mia mamma aveva lavorato a maglia. Però penso proprio di aver capito che tramite la maglia lei regalava qualcosa di suo. Ogni punto era veramente un gesto d'amore che faceva per chi poi avrebbe indossato quell'indumento. E penso che sia la cosa più bella, anche se non mi ha insegnato le tecniche, ma io me le sono poi studiate e ho imparato dai libri, da YouTube e tutto quanto. E quindi nulla, anche questo è una passione che ho da molti anni e quando poi avevo visto questo libro ho pensato di ricominciare e sto facendo degli esperimenti che vi farò vedere, spero, in un video prima di Natale dove raggrupperò tutti i lavori che ho finito e dei piccoli regalini che ho fatto a maglia. Ebbene, non so per quanto ho parlato, ma ci siamo tenuti compagnia. Ora vi racconto perché sono stata un po' lontana dai social. Il diavolo fa le pentole e non fa i coperchi, no? Si dice così. Purtroppo lunedì scorso una mia cara amica, 52 anni, Giovanna, mia compagna di campeggio, mia compagna di cucina, è venuta a mancare improvvisamente per un'emorragia cerebrale. Un'emorragia cerebrale che l'ha subito devastata e dopo pochi giorni appunto è morta. Questa cosa mi ha letteralmente devastato, distrutto, annientato e soprattutto mi ha rimesso ancora una volta in crisi alla ricerca di risposte che sicuramente io non riuscirò a trovare. Non sto parlando di fede, per quello che è la fede, sono molto in crisi anche lì su questa cosa, perché non ci sono spiegazioni per una morte così, perché questo vuoto che lei ha lasciato mi ha lasciato così, stupita. Con Giovanna ero amica da pochissimo tempo, 2 anni, ci siamo conosciuti 2 anni fa quando per la prima volta entrambe abbiamo affrontato l'esperienza di cucina del campeggio. Eravamo tutte e due alla prima esperienza e come due adolescenti ci siamo buttate in questa avventura. È stato un momento molto molto faticoso dal punto di vista fisico, ma molto molto bello per quello che riguarda l'esperienza, ma soprattutto anche per quello che riguarda la nostra conoscenza. Era un'amicizia di sole donne, nel senso che mio marito conosceva poco Giovanna, suo marito conosceva poco me, ci conoscevamo per vari servizi svolti nella parrocchia, però era un'amicizia nostra, ci sentivamo, frequentavamo il gruppo del gruppo missionario insieme parrocchiale e abbiamo fatto catechismo insieme, abbiamo vissuto anche l'esperienza del catechismo e quindi le domande sono tante. Io mi sono stupita davvero per il vuoto enorme che Giovanna ha lasciato in me.
ma non solo in me, anche in tante persone della parrocchia che l'hanno conosciuta. Vuol dire che Giovanna, nonostante fosse una persona molto umile, molto non appariscente per quello che faceva, una persona concreta, una persona che ha sempre donato molto. Ricordo quest'estate quando abbiamo fatto l'esperienza della festa dell'oratorio e io ero la responsabile della cucina, più volte l'ho chiamata all'ultimo momento perché c'era qualcuno che non poteva, che non era stato bene, e lei la sua risposta era: aspetta un attimo, arrivo. Non ti preoccupare, sto arrivando. Era sempre disponibile e sempre pronta a darti una mano per quello che poteva fare. E quindi nulla, non ve la voglio tirare lunga, nel senso che direte: Madonna Elena, prima la malattia di tua mamma, poi purtroppo la scomparsa della tua amica, e purtroppo sono fasi della vita e purtroppo ci sono dei momenti in cui si accavallano tante cose, e quindi io sono stata veramente volutamente lontana dai social, dovevo metabolizzare, non l'ho ancora fatto, anche perché ho il sorriso di Giovanna qui stampato sulla faccia, ma di una cosa sono sicura che lei ha donato tantissimo a tutti noi, a tutte le persone che l'hanno conosciuta, e soprattutto si è visto dalle tante persone che c'erano al funerale e che si sono così, che hanno abbracciato la famiglia di Giovanna. Lei aveva fatto davvero tanto e una dimostrazione è stata questa cosa, cioè un amore silenzioso, un donare silenzioso che è diventato grande. E quindi un mio proposito per il 2024, se mai ci sarà un proposito, perché sono anni ormai che non ne faccio più, è proprio quello di coltivare in maniera vera, profonda e sincera le vere amicizie, che siano amicizie nuove, che siano amicizie vecchie, perché purtroppo, proprio con la mia amica, ci sentivamo in questo periodo tramite WhatsApp. Perché io dovevo consegnarle delle cose, lei doveva venire a ritirarle, poi lei aveva avuto un momento che non era stata bene, io ho avuto il problema di mia mamma, ci sentiamo, ci vediamo, ma sì, tanto figurati, c'è cioè, tanto ci incontriamo al gruppo missionario, non ci siamo più incontrate, quindi non perdiamo l'occasione di incontrare i nostri amici, perché potrebbe essere troppo tardi. Potrebbe essere troppo tardi e poi ci si fanno mille domande. Ah, ma se l'avessi chiamata, ma se avessi telefonato, sarei riuscita a salutarla. È vero, non si possono programmare queste cose, però tante volte magari siamo prese da tante cose e diciamo, vabbè, ma tanto ho tempo per chiamarla, ho tempo per andare a trovarla, ho tempo per portarle un regalo. Ecco, questo tempo probabilmente non sempre c'è. E questo sarà il mio proposito per il 2024. Spero di non avervi rattristato perché io in questo momento non sono triste. Io sono convinta che persone come lei lascino un grande segno e continuino a stare con noi, anche se in maniera diversa. Settimana scorsa non la pensavo proprio così, però fa niente. Bene, vi saluto. Non vi faccio ancora gli auguri di Natale perché ve li farò, spero, settimana prossima, se non con un video della maglia, con un video dove sarà dedicato agli auguri di Natale. E mi raccomando, cercate di vivere ogni giornata, ogni giorno come se fosse l'ultima, perché non possiamo mai sapere quando è la nostra ultima giornata. Ma lo dico in maniera non distruttiva, ma positiva, cioè di fare il meglio che possiamo in ogni giornata che viviamo con noi stessi, con chi ci sta accanto, sul posto di lavoro, con le persone che conosciamo, con i nostri vicini di casa, con qualsiasi essere umano e non umano che noi incontriamo. Noi non sappiamo quanto è e quale è il nostro tempo, sia che abbiamo fede, ma sia che non ce l'abbiamo. Perché? È così, la vita è questo. Vi abbraccio, vi saluto e vi do appuntamento ad un prossimo video. A presto, grazie e ciao!